Buonasera a tutti, bentrovati per questo quarto e ultimo incontro di questa serie di catechesi sullo Spirito Santo. Quest'oggi parliamo dell'ultima parte del credo, cioè la risurrezione della carne e la vita eterna. Così si conclude il credo, sia nella forma corta che nella forma lunga più o meno, poi citeremo anche quella forma. Allora, questo quarto incontro, che chiaramente conclude, ma vedrete, non è solamente una quarta cosa, ma è anche un po' un riassunto di quelle precedenti, e quindi comincio richiamando alla memoria alcune delle cose che abbiamo detto, perché ci servono proprio per capire bene il tema di oggi. Che cosa vuol dire che lo Spirito Santo fa la risurrezione e fa la vita eterna? Che cosa sono la risurrezione e la vita eterna? Allora, ricordate che abbiamo detto che lo Spirito Santo fa la Chiesa Cattolica, cioè fa la comunità cristiana. Lo Spirito Santo crea relazioni nuove, crea anzitutto una relazione con Dio, la relazione di essere figli di Dio, ci rende figli lo Spirito Santo, e poi crea una relazione di fraternità e sororità, ci rende fratelli e sorelle. Lo Spirito fa di un individuo un membro di una comunità, e questa è un'azione che lo Spirito fa dentro di noi, spingendoci verso le relazioni, spingendoci verso gli altri, spingendoci verso la comunità cristiana, quella che chiamiamo la Chiesa. Dicevamo di non intendere la Chiesa subito come l'istituzione, no? Ma intendere proprio come la comunità cristiana. Che cos'è una comunità cristiana in concreto? In concreto, noi diciamo la parola comunità per varie realtà, però una comunità cristiana vuol dire delle persone che io conosco, con le quali condivido la fede, no? E con cui c'è una certa confidenza, no? Non si può essere una comunità, se non in senso molto ampio, con 2000 persone che non conosco, cioè è un senso di comunità molto generico, no? Ma poi invece la comunità vuol dire quelle persone con cui io proprio condivido la vita, il cammino di fede, la celebrazione della domenica, no? Con cui insieme vivo almeno un pezzetto della mia vita, no? Ecco. Allora, lo Spirito dentro di noi fa la comunità cristiana, ci mette in rete, ci unisce. E la seconda cosa che fa lo Spirito è che ci santifica. Lo Spirito ci rende pian piano nella nostra vita somiglianti a Gesù. Sempre di più ci trasforma a somiglianza di Gesù. Ma dicevamo, che cosa vuol dire essere santi? Essere santi vuol dire, soprattutto proprio in una parola, essere capaci di amare così come Cristo ha amato. Quindi dire che lo Spirito ci santifica vuol dire che lo Spirito ci insegna ad amare. Ci insegna a lasciarci amare da Dio e ad amare gli altri, cioè a far passare attraverso di noi l'amore di Dio. Lo Spirito ci insegna, non solo ci insegna, ma proprio ci addestra, ci prepara, ci plasma interiormente per fare di noi delle persone capaci di amare. Amare, dicevamo, nel senso proprio cristiano, quindi amare come dare se stessi, fare, offrire la propria vita, dare il proprio tempo, le proprie energie, le proprie capacità, il servizio verso gli altri, la condivisione con gli altri, no? Questo vuol dire per noi amare. Allora, lo Spirito fa questa cosa dentro di noi, ci santifica. E quindi abbiamo lo Spirito ci fa fare un'esperienza di vita nuova, di gioia della comunità, di gioia dell'amore. E poi, terza cosa che abbiamo detto la volta scorsa, lo Spirito fa il perdono dei peccati, cioè lo Spirito permette di ricominciare sempre liberi da qualsiasi errore e da qualsiasi male. Lo Spirito permette un'esperienza di libertà profonda rispetto sia al male che posso aver ricevuto nella vita, che al male che posso aver compiuto, che posso aver fatto nella mia vita. Lo Spirito ci giustifica. Ricordate, dicevamo la volta scorsa che il grande annuncio che Gesù fa è: i peccati sono perdonati. Sono perdonati. Il nostro problema non è più quello di essere giusti, essere bravi, non sbagliare. Tutto questo
è andato, è risolto, si tratta di fare altro. Siamo liberi di preoccuparci di altro, siamo liberi di amare, siamo liberi di vivere la nostra vita seguendo veramente il Signore. Quindi lo Spirito ci dà la gioia della riconciliazione. La vita cristiana è una vita riconciliata, riconciliata con se stessi rispetto a tutte le frantumazioni interiori che abbiamo e tutte le divisioni anche interiori che abbiamo, per cui certe cose di noi ci piacciono, certe cose non ci piacciono, certe esperienze sono belle, altre sono brutte, alcune cose ci bloccano, altre ci... Ecco, lo Spirito ci riconcilia, cioè ci rimette insieme in un modo nuovo, e lo Spirito ci riconcilia con gli altri perché ci ha riconciliati con Dio. Allora il perdono dei peccati è ciò che Gesù ha comandato alla Chiesa di fare. Gesù risorto ai suoi discepoli dice: andate, perdonate i peccati, annunciate che Dio ha perdonato i peccati. E poi c'è la quarta opera, cioè appunto la risurrezione della carne e la vita eterna. Che cos'è questa cosa rispetto alle altre? Come si colloca? Lo Spirito fa la risurrezione della carne. Lo Spirito è molto legato al concetto di vita, come già vi ho spiegato, perché la parola stessa, Spirito, è una parola che in sé vuol dire il soffio. Ruach in ebraico, pneuma in greco, il soffio, proprio l'aria che si muove, l'aria che esce da noi, l'aria che inspiriamo e che espiriamo, quindi la nostra vita. All'inizio, nel libro della Genesi, lo Spirito, proprio al versetto 2 della Bibbia, no? Dio creò il cielo e la terra e lo Spirito aleggiava sulle acque, stava per cominciare la vita. E lo Spirito poi è quel respiro che Dio mette nell'uomo, in Genesi 2, per farne un essere vivente. Noi abbiamo dentro di noi la vita, questa vita è un respiro e questa vita ci è stata data da Dio. Che vuol dire allora che lo Spirito è la risurrezione e la vita eterna? Lo Spirito non solo è la vita, diciamo, la vita iniziale, quella che noi abbiamo dai nostri genitori, ma nella Bibbia appare anche lo Spirito come colui che ridà la vita a ciò che è morto. C'è una famosa scena nel libro del profeta Ezechiele in cui c'è una valle piena di ossa e Dio dice: Spirito, vieni, soffia dai quattro venti perché tutto riabbia vita. E queste ossa a un certo punto cominciano a rivivere, si riforma la carne, poi si fanno le giunture, piano piano vengono fuori degli uomini e delle donne, no? Cioè lo Spirito non solo è la vita all'inizio, ma lo Spirito anche rifà la vita, è la risurrezione e la vita eterna. Vediamo allora un po' che cosa c'entra questa cosa con ciò che abbiamo detto prima. Potremmo pensare così, che le prime tre opere dello Spirito sono ciò di cui noi facciamo esperienza adesso. La Chiesa, la comunità cristiana, bene o male, se uno è cristiano, fa esperienza della comunità cristiana, cioè speriamo, no? Se no, altrimenti non è veramente il cristianesimo, è un'altra religione. Lo Spirito ci santifica e anche di questa santificazione, cioè di questo imparare ad amare e essere sempre più somiglianti a Cristo, noi, se abbiamo un percorso di fede, noi facciamo questa esperienza, perché è proprio quello che noi chiamiamo crescere nella fede, il cammino spirituale, tutte queste immagini che dicono che nella vita cristiana non è che sei sempre uguale, no? Ma come nella vita normale, così nella vita cristiana si cresce, si cambia, e si cambia in una direzione, non a caso, si cambia verso Gesù. E poi il perdono dei peccati, anche questa è una cosa di cui abbiamo esperienza, perché l'abbiamo esperito nella nostra vita. Invece la risurrezione e la vita eterna sembrano qualcosa che è solo dopo, no? Quindi ora queste tre, poi la quarta ai tempi supplementari dopo la morte. In realtà no, in realtà non è così. Perché non è così? Vi leggo un brano di San Paolo, della lettera agli Efesini, che usa delle immagini molto belle che userò stasera come traccia per commentare questo tema. Se qualcuno non ha il foglietto, sta là al centro. Nella lettera agli Efesini Paolo dice: in lui, cioè in Cristo, voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avere in esso creduto, quindi
dopo aver ascoltato la parola, aver detto un sì, aver creduto, che cosa succede quando uno crede in Gesù? In Gesù come Signore che è il nostro Salvatore. Che cosa succede? Che riceve lo Spirito Santo, cioè che Gesù gli dona la sua vita. Avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato all'ode della sua gloria. È una frase molto densa, userò alcune parole di questa frase di San Paolo per commentare questo tema. Allora, la prima parola che mi interessa è caparra. Lo Spirito è la caparra. La caparra, sapete tutti, è una piccola somma che io do come anticipo di una somma molto più grande. Devo andare in vacanza da una parte, mando una caparra, poi pagherò tutto quanto una volta che sarò andato là e sarò stato in vacanza. Devo comprare una casa, do una caparra e poi darò tutto il resto. La caparra è una piccola parte di ciò che devo dare, però fra la caparra e ciò che arriverà dopo c'è un rapporto, no? Sono la stessa cosa. Ti do 50 euro, ma poi ti darò 5.000 euro. 50 euro sono una caparra. I 5.000 euro sono di più, ma di più della stessa cosa. Allora, se lo Spirito è la caparra e se lo Spirito fa la comunità, la Chiesa, la santificazione e il perdono dei peccati, vuol dire che la risurrezione e la vita eterna sono questa cosa intera di cui le prime tre cose sono caparra, cioè la nostra esperienza di comunità, la nostra esperienza di cammino interiore di santificazione, di amore ricevuto e dato, e la nostra esperienza di perdono e di libertà sono un anticipo della vita eterna. Già adesso quindi io sto assaggiando un pochino, una caparra, di quello che sarà. Che cosa sarà la risurrezione e la vita eterna? Queste tre cose? La comunità, le relazioni nuove, la comunità, la santificazione, l'amore e la libertà, il perdono, ma all'ennesima potenza. Un trionfo di relazioni, di fraternità, di figliolanza di Dio, di amore ricevuto e dato, un trionfo di libertà e di perdono per tutti. Questa è la risurrezione e la vita eterna, no? Questo vuol dire la quarta opera dello Spirito, perché lo Spirito è caparra. Quindi lo Spirito caparra vuol dire che quando noi parliamo della risurrezione della vita eterna non stiamo dicendo sì, poi succederà qualcosa di cui, chissà che succederà. Beh, no, non è così. Ciò che viviamo adesso nella vita cristiana, questo è l'inizio. Un'altra parola è le primizie. Sapete, no? Le primizie erano i primi frutti a cui poi seguiva il raccolto. Ecco, è l'inizio, le primizie di ciò che sarà. Come mi posso immaginare allora la vita eterna? Beh, me la immagino così, come a partire da ciò che sperimento nella vita cristiana, a partire dalla gioia che provo nel vivere, nel sentirmi fratello o sorella di qualcuno, a partire dalla gioia che provo nell'essere amato e nell'amare, a partire dalla gioia che provo nel sentirmi libero di ricominciare. Però è molto poco quello che sperimentiamo adesso, è come una caparra. Per questo, se pensate in fondo a quello che è nell'immaginario cristiano la vita eterna, quello che noi chiamiamo paradiso, sapete, paradiso è una parola che vuol dire il giardino, viene dal persiano, Eden, paradiso, tutte queste cose qua, vuol dire il giardino, no? Questo giardino, che è un'immagine della vita eterna, infatti noi come lo descriviamo? Lo descriviamo proprio così, come una perfetta comunione con Dio e con tutti gli altri, un amore completo ricevuto e dato, una totale libertà e la misericordia e il perdono pienamente realizzato. Allora, sono tutte immagini che noi usiamo, ma perché le viviamo qui? Se no non avrebbe senso. Se io qui vivo da solo come un cane, individualista, che mi sento sempre uguale a me stesso, chiuso in una tomba e prigioniero dei miei errori e del male che gli altri mi hanno fatto, cioè, che,
che cosa posso aspettarmi? Che penso che il dopo poi sarà qualcosa di completamente diverso da questo qui, ma allora Dio sarebbe schizofrenico, nel senso del dice qui faccio una cosa, però poi invece ne faccio una completamente diversa, cioè sarebbe diviso, separato, e non è così invece, no? Ciò che Dio ci dà adesso, ma ce lo dà come un anticipo di ciò che sarà. Bene, questa è la prima cosa. Quindi quando parliamo di risurrezione e vita eterna, non ci immaginiamo qualcosa di che non c'entra niente con la nostra esperienza di fede, se abbiamo un'esperienza di fede, ovviamente, no? Però, come questa, diciamo, questo essere, questa risurrezione, questa vita eterna, restano comunque qualcosa di misterioso. Quando, sapete, di questo tema si è parlato tantissimo anche nella storia del cristianesimo, perché la grande domanda è stata: va bene, risorgeremo tutti, ma come? Come? Che risorgo pelato così come ero? No, cioè già ho sofferto in questa vita, basta, no? So alto 1,20 m, e che risorgo 1,20 m? No, dai, su, cioè almeno un po' di cosa, no? Quindi si è sempre, diciamo, l'immaginario è sempre stato, vabbè, ma come saremo migliorati, no? Nella nostra cosa. Tant'è che c'erano anche disquisizioni, pensate, fra i teologi, su, ma quando risorgeremo, quanti anni avremo? E qualcuno diceva, beh, 33, perché Gesù è risorto a 33, ah, ottimo, beh, 33 è una bella età, scusa, non sei né un pischello, né ormai sei, cioè, 33 mi sembra un'ottima soluzione, io ci metterei la firma sui 33, però, no, in realtà, però, tutte queste speculazioni non servono a niente, perché? Perché se una cosa sappiamo è che questa realtà della risurrezione, per ciò che ci riguarda nella nostra concreta esistenza, sarà qualcosa di diverso rispetto a ciò che viviamo qua. San Paolo dice, è lo stesso rapporto che c'è fra un seme e la pianta che ne viene fuori. Il corpo viene seminato, un corpo vivente, cioè muori che sei un essere vivente, risorgi che cosa sei? Non lo so, è come il rapporto che c'è fra un seme e una pianta. Se tu guardi il seme, non riesci solo il seme, non riesci a immaginarti come sarà l'albero che ne verrà, no? Perché nel seme non assomiglia all'albero, però il seme è l'albero, bisogna metterlo nella terra, il seme muore, questa è la metafora, e poi rinasce in un modo nuovo. Allora, a un certo punto San Paolo scrive ai Corinzi, dice, sapete come risorgeremo? Ecco, vi dico che risorgeremo diversi rispetto a come siamo, cioè questa vita che lo Spirito ci darà non è una vita uguale a quella che abbiamo adesso, che però sembra l'esatto contrario di quello che ho detto prima, no? Ma vi ho detto che no, che l'esperienza che facciamo qua è la stessa, ma molto di più, che faremo. Ma infatti stiamo parlando di due aspetti diversi, no? Vi dicevo, l'esperienza che facciamo qua, cioè le relazioni, la comunità, la santificazione, l'amore, il perdono, tutto questo verrà potenziato, ma io Andrea, io Francesca, io così, verrò trasformato, dice San Paolo, in un modo che non conosciamo adesso. È lo stesso rapporto che c'è fra il seme e la pianta. Di questa cosa parla anche Gesù nel Vangelo, in un Vangelo molto interessante, che vi riassumo. Per capire questo Vangelo dovete pensare che gli ebrei avevano una legge che si chiamava la legge del Levirato. Non L' Evirato, ma il spazio Levirato, ok? Questo Levirato, una parola che viene dal latino, in realtà è il nome latino di questa legge, era legato al problema della discendenza, perché se c'è una cosa su cui l'Antico Testamento, la Bibbia, è proprio fissata, possiamo dire, è la questione della discendenza, che una vita che non ha figli è maledetta. Perché? Perché finisce definitivamente. È il problema della morte, in fondo. E come si supera la morte? Beh, nella propria discendenza. O sei talmente famoso che la tua fama giungerà nei secoli dei secoli, oppure il problema, la morte viene superata nella discendenza, nell'avere dei figli. Quindi il non avere figli è una gravissima maledizione.
noi cristiani abbiamo completamente superato questo tema, no? Perché invece per noi abbiamo tutta un'altra logica, in cui addirittura, no, abbiamo delle persone che per scelta non vivono una generazione, una fecondità naturale, ma perché per noi abbiamo un'altra logica. Ma dovete quindi entrare un po' in quella che era la logica dell'Antico Testamento. Non so se ricordate la storia di Abramo, il suo problema era che non aveva figli, no? E Dio gli promette dei figli. Questo tema della discendenza è fondamentale. Allora c'era una legge che diceva così: se un tale muore dopo essersi sposato non avendo avuto figli, il fatto che lui non abbia avuto figli è una maledizione. Allora la sua famiglia deve rimediare. E come rimedia? Se questo tale ha un fratello, il fratello deve sposare la vedova. No? Quindi io mi sposo, muoio senza figli, mio fratello deve sposare quella che era mia moglie e farci un figlio. Se avrà un figlio, non sarà figlio suo, sarà figlio mio. Cioè sarà figlio del defunto. Il primo figlio di questa nuova unione era figlio del defunto, in modo che anche il defunto avesse una discendenza. No, pensate quanto era importante questo fatto di avere una discendenza. Allora, questa legge del levirato era ancora in uso ai tempi di Gesù, e a un certo punto c'è una discussione sulla risurrezione in cui quelli che discutono con Gesù tirano in ballo questa legge. Chi sono? Sono i Sadducei, che erano una corrente del giudaismo, dell'ebraismo dell'epoca di Gesù, che non credeva nella risurrezione, e litigavano su questo tema con i farisei, che invece ci credevano nella risurrezione. Allora vanno da Gesù e gli dicono: lo sai perché la risurrezione è una cosa assurda, che non può assolutamente esistere? Perché non si concilia con la legge del levirato. E gli dicono: facciamo questo caso, mettiamo che c'è una donna che sposa un uomo, poi quest'uomo muore senza figli, allora il fratello di quest'uomo sposa questa donna, ma anche lui muore senza figli, allora il terzo fratello sposa questa donna, ma anche lui muore senza figli, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo fratello. Io fossi stato il settimo sarei scappato, no? Perché, cioè, è chiaro che porta sfiga questa signora, perché... Però mettiamo caso che il settimo, che non è intelligente, è rimasto, ha adempiuto al suo dovere, ha sposato la signora ed è morto pure lui. Quindi la donna ha sposato 7 uomini senza mai avere un figlio. E allora gli dicono: di chi sarà moglie nella risurrezione? Vedi che la risurrezione è un'assurdità, perché se tutti risorgono, a questo punto lei avrà 7 mariti. Ma si può stare con 7 mariti? Già uno è pesante, 7, no? Sono una cosa intollerabile, no? Cioè è una poliandria, una cosa contraria alla legge, quindi non si può fare. Certamente non sarà così. E Gesù gli risponde: non avete capito niente. La risurrezione non funziona così. Perché questi come se la immaginavano la risurrezione, per dire contro, no? Per dire che non era una cosa possibile, se la immaginavano come una replica della vita attuale, un po' tipo i testimoni di Geova, no? Cioè si rifà tutto uguale, cioè ci stanno di nuovo tutte le cose, il corpo perfettamente uguale, le relazioni perfettamente uguali, per cui se sei sposato sei sposato, se c'hai dei figli c'hai dei figli, se c'hai il cagnolino c'è il cagnolino, cioè tutto identico. Adesso una riproposizione. È chiaro allora che succedono delle incoerenze in questo caso. Ma Gesù gli dice: ma guardate che non c'entra niente invece la risurrezione con questo qui, con questo che viviamo adesso, perché nella risurrezione, dice, non prenderanno né moglie né marito. Perché non prenderanno né moglie né marito? Perché in questa nuova situazione, in questa nuova realtà, non c'è più la morte. E non essendoci più la morte, non c'è più il tema della generazione, del dover avere dei figli. Non c'è più, finita questa cosa, perché è una vita nuova, eterna, senza morte. Per cui nella risurrezione, dice, saremo come angeli nel cielo. E poi aggiunge: però sapete da che cosa sappiamo che gli uomini e le donne risorgono? Lo sappiamo da ciò che Dio ha detto a Mosè. Perché Dio che aveva detto a Mosè? Sembra un versetto che non c'entra nulla, però seguite il ragionamento di Gesù. Vi ricordate quando Mosè ha incontrato Dio nel roveto ardente? Il roveto ardente, Dio gli dice: vai, libera il mio popolo, eccetera, eccetera. E Mosè gli dice: no, non ci vado, sì, ci devi andare, no, non ci vado, sì, ci devi andare. Alla fine Mosè dice: ma
ma quando mi chiederanno chi è che ti ha inviato, io che risponderò? Tu come ti chiami? E Dio gli risponde, Esodo 3, io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, questo è il mio nome per tutte le generazioni, così sarò ricordato per sempre. E Gesù dice, vedete? Se Dio dice io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, vuol dire che Abramo, Isacco e Giacobbe sono risorti, sono vivi, perché Dio è vita e quindi se Dio è il Dio di qualcuno, quel qualcuno è vivo. Che ragionamento è questo? È un ragionamento che c'entra con l'appartenenza, con le relazioni, con l'alleanza. Cioè Gesù dice, se Dio si è legato a qualcuno tanto da dire io sono il Dio di Abramo, Abramo è vivo in eterno perché Dio è il Dio di Abramo e siccome Dio è la vita ed è la vita eterna, Abramo è vivo. E se Dio è il Dio di Isacco, allora Isacco è vivo e se Dio è il Dio di Giacobbe, allora Giacobbe è vivo. Vedete che cosa vuol dire la risurrezione? Vuol dire che siccome Dio è fedele alla vita, allora tutti quelli che sono in relazione con Lui hanno la vita eterna, sono vivi. Dio non può essere il Dio di un morto. Questa cosa del nome è così carina, quindi il Dio che dice io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, che noi l'abbiamo ripresa nel battesimo. Sapete come comincia una cerimonia di battesimo? Comincia alla porta della chiesa con il sacerdote che dice ai genitori che nome date al vostro bambino? Pino. Per Pino che cosa dite? Il battesimo, ok? Quindi Pino è il nome del bambino. Nel momento del battesimo il sacerdote dice Pino, io ti battezzo, cioè io ti immergo nel nome del Padre, nel nome del Figlio e nel nome dello Spirito Santo. Io ti immergo nel nome di Dio. Quindi, uscito dal battesimo, Pino è diventato Pino del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e Dio è il Dio di Pino. E quindi Pino è eternamente vivo. No? Questo è il rito del battesimo. Ma su che cosa si radica? Si radica su questa cosa che ha detto Gesù. Quindi, la risurrezione è una questione di relazione con Dio, di appartenenza a Dio. Infatti nel testo di San Paolo che abbiamo letto, San Paolo diceva che voi avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo perché Dio si è acquistato la vostra vita. Il sigillo, sapete, era il segno dell'appartenenza, no? Era quel timbro che si metteva nella ceralacca che diceva questa cosa è di questa persona. Allora, se tu hai ricevuto il sigillo dello Spirito, vuol dire che tu sei di Dio, sei proprietà di Dio, sei suo, appartieni a Dio. Dio si è comprato la tua vita e questo, il fatto che Dio si è comprato la tua vita è per te la certezza della vita eterna, perché appartieni a Dio e nulla può strapparti dalle mani di Dio. Come dice Gesù, usando l'immagine delle pecore, dice le mie pecore sono nelle mani del Padre, nessuno può strapparle dalle mani del Padre, perché non c'è nulla, nemmeno la morte è così forte da strappare qualcuno dalle mani di Dio. Allora, questa appartenenza a Dio è la seconda parola, quindi caparra, sigillo, ma in questo testo di San Paolo c'è una terza parola molto interessante che vi vorrei far notare. Dice, lo Spirito è caparra della nostra eredità e noi viviamo in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato all'ode della sua gloria. Noi viviamo nell'attesa. Lo Spirito dentro di noi, che è risurrezione e vita eterna, è caparra. Lo Spirito è il sigillo che ci fa appartenere a Dio e lo Spirito ci mette in attesa. In attesa. Aspettiamo, che cosa aspettiamo? Allora, nella nostra vita normalmente, anche se non ci pensiamo, noi aspettiamo di morire, perché è l'orizzonte della nostra vita, abbiamo la morte davanti, aspettiamo di morire e il morire non è qualcosa che, non è un colpo di scena alla fine della nostra vita, perché il morire in realtà è l'esito
del nostro vivere. La morte ci accompagna, no? In un certo senso vivere è convivere con la morte. In che senso convivere con la morte? Non solo perché ci capita purtroppo che muoiano attorno a noi delle persone, no? E quindi viviamo il lutto di qualcuno che è morto, con cui non possiamo più stare, non possiamo toccare, non possiamo parlare, perché è venuto meno rispetto alla nostra presenza, ma anche perché nella vita in generale le cose si perdono, le persone si perdono, la vita avanza e passa, e di quello che hai fatto ieri non c'è rimasto niente, no? E quello che hai fatto l'altro ieri, boh, manco mi ricordo che ho fatto l'altro ieri, no? Quello che hai fatto un anno fa è ancora più avanti, cioè la vita proprio nel suo scorrere ha, come se avesse nel DNA il morire, cioè il fatto che le cose passano, scompaiono, e noi le viviamo, e questa cosa ci può anche mettere angoscia, no? Il fatto che uno vede la vita che passa e dice, oddio, ma non si riesce a trattenere nulla della vita, mi sfugge così come la sabbia fra le mani. Eh sì, è proprio così, sfugge come la sabbia fra le mani, perché il tempo passa, no? E nessuno può fermarlo. Allora, il morire non è qualcosa di solo davanti a noi come l'orizzonte, ma è anche qualcosa con cui dobbiamo in qualche modo fare i conti. Tant'è che uno dei modi più semplici per farci i conti è non pensarci, no? Cioè far finta di niente, diciamo far finta che non ci sia questa cosa. Anche un po' culturalmente ce l'abbiamo questa cosa, no? La nostra società, che è una società per fortuna benestante, dove si muore molto più tardi, si muore molto di meno rispetto a prima, ha marginalizzato l'esperienza della morte e l'ha rinchiusa in certi ambiti, no? Molto meno presente rispetto a prima la morte. Ma di fatto noi viviamo nell'attesa di questo nulla nel quale andiamo a finire, no? Di questo quasi nulla. E c'è l'immagine nella Bibbia dell'uomo come colui che esce dal paradiso. Vi ricordate Adamo ed Eva che vengono cacciati dal paradiso, escono da questo giardino di delizie dove tutto era bellissimo, tutto era facilissimo, si volevano bene loro, si volevano bene con Dio, era tutto bellissimo, ma se ne devono andare, sono esiliati, si allontanano da questo Eden. E pensate anche nella parabola del figlio il prodigo al figlio minore che si allontana dalla casa del padre, scappa, se ne va dalla casa del padre e va a cercare la sua vita, la sua felicità da un'altra parte. Cioè come se l'uomo, biblicamente, stesse andando verso, appunto, verso una non meta, verso il nulla, mentre so da dove vengo, perché sono figlio di qualcuno, vengo da una famiglia, prima di me c'è stata la vita di altri, ma dove sto andando? Cioè, so che morirò, ma non c'è, è il nulla quello che mi sta davanti, no? Allora, c'è una bellissima racconto del Vangelo che parla di questo. Racconto molto famoso dei discepoli di Emmaus, ve lo ricordate? È alla fine del Vangelo di Luca ed è uno degli incontri di Gesù risorto con i suoi discepoli. È un brano famosissimo perché ci sono delle frasi molto belle in questo brano, ma sostanzialmente questi due stanno scappando da Gerusalemme. Perché scappano da Gerusalemme? Perché il loro maestro è stato arrestato, è stato ammazzato, e loro hanno paura di fare la stessa fine. In realtà hanno saputo quella mattina stessa che la tomba è vuota e un angelo ha detto che Gesù è risorto. Sanno anche che Gesù è apparso a qualcuno, ma loro non l'hanno visto. E se ne stanno andando da Gerusalemme, stanno andando via depressi, delusi, dicono ma noi ci avevamo tanto sperato in questa cosa e invece è andata male, abbiamo puntato la nostra vita su questa persona, ci abbiamo speso 3 anni della nostra vita, è stato un fallimento totale. Quindi se ne stanno andando verso Emmaus e se ne stanno andando pieni di tristezza, e è gente che non aspetta nulla, è gente che sta andando verso una meta che non è una meta. Sapete qual è la caratteristica di Emmaus nella Bibbia? Che non vuol dire niente, non si sa nemmeno dov'è questo posto. Se andate in Israele adesso ci sono 4 siti che dicano noi siamo Emmaus, cioè noi siamo il posto quello vero, noi siamo quello vero, mica come gli altri che dicono che sono Emmaus ma non è vero che sono Emmaus, no? Perché questa cosa? Perché Emmaus di fatto nella Bibbia non conta nulla,
no? C'era, era un nome che avevano diverse località, ma è un paese che non ha significato. Allora questi che stanno andando via da Gerusalemme, che è la città santa, la città del Tempio, la città di Dio, stanno andando verso Emmaus, cioè stanno andando verso il nulla. Ma accanto a loro cammina un forestiero che loro non conoscono, che è Gesù. È Gesù risorto, ma loro non lo sanno, no? Perché non lo, i loro occhi non lo riconoscono. E questo forestiero si fa con loro tutto il cammino fino a Emmaus. Che cos'è la vita cristiana? Il fatto che Gesù sia risorto dai morti ha risolto il problema della morte? No. Tant'è che io morirò, tu morirai, è morta un sacco di gente negli ultimi 2000 anni, no? E così continuerà. Non ha risolto il problema della morte, ma è cambiato qualcosa, che accanto a noi che andiamo verso la morte cammina uno che è il risorto. L'esperienza della vita cristiana è quella del sì, sto andando comunque verso Emmaus, perché non ne posso fare a meno, questa è la direzione della vita, ma accanto a me, con me, sta camminando uno che arriva fino in fondo con me. E non so se ricordate come finisce il brano, finisce che quando arrivano a Emmaus lui fa come se dovesse andare oltre, fa finta di andare oltre, e loro gli dicono resta con noi perché si fa sera, il giorno è finito, è la morte proprio, no? Il giorno è finito, il sole si è abbassato, il cammino è finito, siamo arrivati. Questa è la locanda dove rimarremo. E lui entra con loro. Dentro la locanda si siede a cena con loro, spezza il pane, e quando spezza il pane loro lo riconoscono. E qual è la reazione bellissima? Che decidono di tornare indietro. Ma questi che stavano andando verso Emma, avevano camminato un sacco, di botto decidono di tornare indietro e tornano di corsa e con gioia, dice il Vangelo, no? Tornano di corsa e con gioia perché devono andare a dare la notizia a Gerusalemme, a quelli che erano rimasti, e quando arrivano lì scoprono che Gesù anche lì è apparso, perché ormai sta dovunque, questo qui appare a tutti quanti e tutti dicono è vivo, è veramente vivo. Allora questa è un'immagine di che cos'è il morire cristiano. Noi percorriamo la nostra vita sapendo che stiamo andando verso la morte, verso il nulla, verso Emmaus, ma c'è uno che l'ha già percorsa quella strada, che è entrato nella morte, che ha offerto la sua vita ed è stato crocifisso e ucciso, che ci accompagna nel cammino e arrivati nella morte spezza il pane, simbolo dell'Eucaristia, e questo fa ripartire la vita. Fa ripartire la vita, e infatti questi tornano indietro pieni di gioia. Infatti sapete che la tradizione della Chiesa ai morenti non dà il sacramento della unzione degli infermi, come ogni tanto si fa. Ai morenti si dà il sacramento dell'Eucaristia, cioè si dà il pane consacrato, che si chiama in quel caso il viatico, cioè il pane della via e il pane della vita. Perché questa cosa? Perché in realtà l'idea nostra è che ogni volta che stiamo celebrando la messa e ogni volta che spezziamo il pane, che è il segno, il simbolo di Gesù che ha dato la sua vita fino a morire ed è stato risuscitato, ogni volta che celebriamo questo, noi stiamo celebrando la nostra morte, la nostra risurrezione. Che cosa aspettano i cristiani? Aspettano di morire? Sì. Però il punto è che il morire ha cambiato segno, perché noi, per noi la nostra morte è Gesù che è morto per noi, prima di noi. Entrare nella morte, abbandonarci alla morte, lasciarci andare alla morte, per noi è lasciarci andare a Cristo. È Lui il nostro futuro, è Lui la nostra morte. Ed è la morte da cui è venuta fuori la vita. Che morte è quella di Gesù? Non è una morte qualsiasi, no? È una morte offerta. Nell'ultima cena lui spezza il pane e dà il vino per dire questo è il simbolo di quello che io farò, che do la mia vita per voi. Che cosa facciamo noi ogni domenica? Rifacciamo questi gesti, no? E ci alleniamo a fare la stessa cosa. Ci alleniamo a
dare la nostra vita nell'amore agli altri, a servire gli altri fino in fondo, a dimenticarci di noi stessi per amare gli altri. È come se ogni domenica nella messa, anche se nella liturgia, nelle cose, noi ci allenassimo a fare questa cosa, ci allenassimo a morire. Per questo poi quando uno sta per morire veramente, nella tradizione della Chiesa gli porti l'Eucarestia, perché quella cosa che lui un sacco di volte ha celebrato nella sua vita, un sacco, ogni volta che ha celebrato la messa, ha celebrato quella cosa, ha celebrato una morte che è offerta di sé e da cui si risorge. Per questo l'attesa, lo spirito ci mette in attesa di che cosa? Di una morte che però ha cambiato segno, non è più la fine, il nulla, ma è un nuovo inizio. È come l'immagine, pensate, un'immagine semplice, l'immagine della nascita. La nascita è in un certo senso una morte, no? Perché il bambino è stato per un certo tempo nella pancia della mamma e quella vita lì finisce. No, finisce anche in modo drammatico, travagliato, finisce in un grido, in un'apertura, no? In una cosa che completamente sembra, se il bambino potesse in quel momento avere coscienza di ciò che sta succedendo, direbbe: oddio, sto morendo, no? Cioè, è finito tutto. E invece no, sta cominciando tutto. Ecco, allora per noi la morte è come il nascere, cioè non è la fine, l'esito del nulla della nostra vita, ma è l'inizio della vita nuova, l'inizio di una vita nuova in Cristo. Questo è quello che noi chiamiamo la risurrezione, no? Appunto la morte che cambia segno. Per questo dobbiamo pensare, e questa è un po' una cosa riassuntiva, dobbiamo pensare che lo Spirito Santo in fondo fa in noi ciò che ha già fatto in Gesù. Provate a pensare a quello che nel credo stesso diciamo dello Spirito Santo, no? Quando a un certo punto noi diciamo credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita, credo nello Spirito, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Questa è la parte sullo Spirito Santo. Ma prima noi l'abbiamo già citato lo Spirito Santo, perché diciamo che il Figlio di Dio per noi uomini e per la nostra salvezza si è incarnato e per opera dello Spirito Santo si è fatto uomo. Che cosa fa allora lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo fa nascere il Figlio di Dio come uomo, lo concepisce nel grembo di Maria per farlo nascere come uomo, e poi lo Spirito Santo scende su di lui nel battesimo del Giordano e lo porta avanti in tutta la sua missione, predicando il regno, eccetera, eccetera. E poi lo Spirito Santo, quando è morto, quando ha dato la sua vita, lo risuscita dai morti. Le stesse cose lo Spirito Santo fa in noi. Lo Spirito Santo fa nascere dentro di noi Gesù, la vita di Gesù, ci fa rinascere come figli di Dio, mette in noi una vita nuova. Lo Spirito ci porta nella vita, ci fa crescere nell'amore, nella libertà, nella comunità, e lo Spirito ci risuscita a vita nuova nella nostra morte. Vedete che è un po' lo stesso schema, no? È come dire, ciò che è successo in Gesù succede anche in noi. Perché? Perché lui, come dice San Paolo, è il primogenito dei morti, cioè ciò che è il primo che è rinato, ma questa cosa poi riguarda tutti quanti. Ora, come facciamo però a pensare all'oggi? Abbiamo detto che l'attesa della risurrezione, l'attesa della vita eterna, questa cosa che diciamo che abbiamo davanti come una promessa di Dio e che sappiamo che è vera perché apparteniamo a Dio, oggi si vive nelle altre tre dimensioni, cioè si vive nella vita comunitaria, si vive nell'amore dato e ricevuto e si vive nel perdono che libera, no? Quindi oggi questa è l'esperienza che possiamo fare della risurrezione e della vita eterna, ma sappiamo che è una caparra di qualcosa che sarà. Bene, allora per la vostra preghiera proviamo a porci questa domanda. Lo Spirito che dà la vita e lo Spirito che mi ha promesso vita e che dentro di me produce vita e che mi sta rendendo un
sempre di più il membro di una famiglia, di una comunità, che mi sta rendendo amato e amante, che mi sta rendendo riconciliato, perdonato. Questo Spirito che mi dà questa vita nuova oggi, mi darà questa stessa vita, ma molto di più nella risurrezione. Quello che però io devo fare è allenarmi a morire come Gesù, che è quello che vi dicevo, facciamo già nella messa, no? Però un conto è farlo nella messa, perché nella messa noi sempre diciamo che sì, che stiamo lì, che offriamo a Dio tutta la nostra vita, che sì, che siamo tutti fratelli, tutti insieme, no? Però diciamo lo facciamo per un'ora a settimana, manco, e diciamo con delle parole che già ci vengono dette, cioè non te devi inventare niente, è già così, no? Ma che cosa significa poi invece viverlo veramente? Che cosa significa morire come Gesù? Cioè, non morire nel senso devo morire, no, ma offrire la mia vita come Gesù. San Paolo dice, molto citato in questa catechesi, ma perché lui parla molto di questo tema, dice: se portiamo ogni giorno in noi il morire di Gesù, allora avremo in noi anche la sua risurrezione. Che vuol dire questo morire di Gesù? Cioè, oggi, concretamente, come posso, o come la vita mi sta chiedendo di dare me stesso? Nel servizio, nella condivisione, in che modo oggi sto offrendo la mia vita, oppure la vita mi chiede di offrire me stesso? Gesù non è che se l'è inventata lui la modalità, eh? Non è che ha detto: allora ragazzi, io siccome sono figlio di Dio voglio morire così, voglio morire a Gerusalemme perché è la città santa, è molto più glamour morire a Gerusalemme, voglio morire in croce invece che con la... No, ha accettato quello che arrivava, e vi ricordate che l'ha fatto anche con una certa fatica, no? Soffrendo profondamente, ribellandosi interiormente, però poi invece aderendo a quella che era la volontà del Padre. Ma gli arriva questa roba addosso, come, lui dice, è come un calice che devo bere, mi hanno preparato un calice da bere, io non vorrei berlo, però me lo devo bere, perché questo vuol dire amare Dio. Allora, quando ci chiediamo che cosa vuol dire per noi dare la vita a mare, non vuol dire: oddio, aspetta, come posso inventarmi un modo per dare la mia vita? Non è così. È una cosa già fatta, già c'è. È la vita stessa che ti chiede la vita, cioè, che se vuoi darla. No? Quindi non è una domanda, diciamo, creativa, no? Ma è una domanda di sapienza, di vedere che cosa nella mia vita mi sta chiedendo di donarmi. Quindi proviamo a pensare questo, proviamo a chiedere allo Spirito, nella nostra preghiera: Spirito Santo, tu che in me mi stai facendo fare una piccola esperienza della risurrezione e della vita nuova, io so che per fare questa esperienza devo dare me stesso, così come faccio nella messa, ma poi concretamente, nella vita, nel lavoro, negli amici, nella casa, che ne so, lì dov'è, no? E provate a dare un nome. Che cos'è oggi per me dire di sì? Dire al Padre: sia fatta la tua volontà. Dare me stesso come pane e come vino perché gli altri abbiano la vita. Che cos'è oggi questo sì difficile da dire, come il sì di Gesù, però è il sì della vita, della morte e della vita. Ok? Questa è un po' la domanda che lasciamo riecheggiare dentro di noi nella preghiera. Quindi 10 minuti di preghiera in silenzio. Vi consiglio sempre di scrivere per lasciare che i vostri pensieri rallentino, e preghiamo insieme lo Spirito Santo. Abbiamo detto in questi 4 incontri alcune cose sullo Spirito Santo, se ne potrebbero dire tantissime altre, perché è un grande tema della vita cristiana. Si potrebbe parlare
dei doni dello Spirito Santo, dei frutti dello Spirito Santo. Si potrebbe parlare più approfonditamente di tutte le cose che abbiamo accennato, della Chiesa, ci sono un sacco di cose da dire della Chiesa, oppure della santificazione, di che vuol dire, del perdono, dei sacramenti, della vita eterna, il paradiso, l'inferno, il purgatorio, il morire, cioè un sacco di cose, no? Cioè sono solo degli accenni queste cose che abbiamo detto, è solo proprio l'essenziale, delle pillole sullo Spirito Santo. Ma vorrei concludere tornando all'immagine che abbiamo usato come titolo di questa serie di incontri, cioè l'acqua viva. Ricordatevi, dicevo che questa immagine la troviamo nel Vangelo di Giovanni e la troviamo in un dialogo fra Gesù e una donna samaritana, quindi non ebrea, una donna che aveva una vita abbastanza incasinata. Questo incontro avviene al pozzo del suo paese e avviene in un momento della giornata in cui normalmente non si va ai pozzi perché è l'ora più calda della giornata e non si esce, si fa il cammino dal paese al pozzo, poi si torna carichi d'acqua, no? E questa donna ci va perché la sua vita è così incasinata che lei spera di non incontrare nessuno in questo suo andare al pozzo, spera di non incontrare le altre donne del paese, no? Spera di stare da sola e di arrivare lì, prendere l'acqua e tornarsene a casa sua. E invece al pozzo l'aspettava uno che voleva assolutamente parlare con lei. E vi dicevo che a un certo punto Gesù dice: se tu sapessi che cos'è il dono di Dio e chi sono io, tu mi avresti chiesto da bere. Perché il dialogo comincia che Gesù gli dice: mi dai da bere? E invece dice: ma guarda che sei tu che devi chiedere da bere a me, eh? Me lo devi chiedere proprio, chiedimelo, dai, chiedimi l'acqua viva e così io te la posso dare, no? E poi gli fa questa descrizione molto bella: chi berrà di quest'acqua non avrà più sete in eterno, ma quest'acqua diventerà in lui come una sorgente che zampilla per la vita eterna. Ecco, questa è una bellissima immagine con cui possiamo un po' concludere, no? Il Signore Gesù che ci dice: chiedimi l'acqua viva, chiedimela, voglio darti l'acqua viva, quest'acqua che in te diventa una sorgente, però tu chiedimela, no? E quali potrebbero essere le opposizioni per cui uno non la chiede? Per esempio, nel caso della donna samaritana, il fatto che la sua vita fosse veramente molto incasinata. Questa aveva avuto un sacco di mariti e poi stava adesso con una persona che non era suo marito, no? E però si vergogna a dire questa cosa a Gesù, fa un po' la vaga. E Gesù allora gli dice: guarda che tu hai fatto questo, questo e quest'altro. E lei fa: ah, vedo che sei un profeta, perché lui l'ha sgamata, no? Totalmente. Ed è questo che la bloccava, no? Questo anche che nei confronti degli altri del villaggio la rendeva così restia, così, la faceva stare così a parte, perché si vergognava, perché era criticata, perché era giudicata, no? Ecco, e però proprio a lei Gesù va a dire: chiedimi l'acqua viva, non a magari a tutte le persone bravissime, pulitissime, perfettissime che ci saranno state all'epoca in quel villaggio di samaritani, ma proprio a lei, come a dire: guarda che di tutto quello che hai fatto, non hai fatto, i casini che hai avuto, non me ne frega niente, l'importante è che mi chiedi l'acqua viva, perché è l'acqua viva ciò che in un certo senso risolve ogni situazione, scioglie ogni nodo, no? Che piega ciò che è rigido, che scalda ciò che è gelido, che raddrizza ciò che è sviato. Questo lo fa tutto l'acqua viva, lo Spirito Santo. Chiedimelo, desideralo. In realtà sapete che noi chiediamo lo Spirito Santo ogni volta che preghiamo il Padre Nostro. Non c'è la parola Spirito Santo, ma la terza richiesta, la seconda richiesta che si fa nel Padre Nostro, Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Questo venga il tuo regno, che in alcune antichissime tradizioni e lezioni patristiche venga lo Spirito Santo, è lo Spirito Santo. Quando stiamo chiedendo che venga il regno, non stiamo chiedendo che ci sia, non so, la fine del mondo, no? Ma stiamo chiedendo che lo Spirito Santo, che è il regno di Dio,
è Dio che regna nella nostra vita, nel nostro cuore, nel mondo, venga in noi. Quindi ogni volta che preghiamo il Padre nostro stiamo chiedendo lo Spirito Santo, stiamo chiedendo l'acqua viva di cui abbiamo sete, il nostro cuore ha realmente sete. Bene, allora adesso concludiamo pregando il Padre nostro, quella preghiera che Gesù ci ha insegnato, e ricordandoci che ogni volta che preghiamo in realtà stiamo dando voce allo Spirito dentro di noi, perché dentro di noi lo Spirito prega perennemente e senza interruzione, chiamando Dio Abba, Padre.